Ciao a tutti, io sono Martina e in questo video vi farò un video a grande richiesta sulla mia stanza a Milano. Infatti mi avete richiesto il room tour ed è uno dei video che mi piace un sacco da filmare perché mi diverto a farvi vedere tutte le cose che ho in camera, quindi ho deciso di farlo oggi. Spero che il video vi piaccia. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale per non perdere tutti i prossimi video se non siete già iscritti e potete anche seguirmi su Instagram. Quindi questo room tour, vi faccio vedere subito la stanza. Ok, questa diciamo è l'anteprima, allora iniziamo da qui a destra, di fianco alla porta. Tanto la porta vabbè è blu, a me piace molto che sia blu e poi sono bellissimi i pomelli. Comunque questi sono due armadi giganti, hanno sopra degli scatoloni che hanno della roba che teoricamente dovrei buttare ma non voglio buttare, tipo dei peluche. E questi armadi non sono utilizzati da me ma da mia mamma, infatti sono tutti vestiti suoi che vabbè non vi faccio vedere, giacche, cose del genere. E poi dopo sotto abbiamo vari ripiani, qui abbiamo il ripiano delle medicine, le teniamo tutte qui perché è comodo. Qui abbiamo invece quello dei trucchi cosmetici, creme, cose del genere. Poi qui abbiamo invece cose mie, per fortuna, quindi sono qua la mia banchiera intima, le calze e poi altre cose qui che onestamente, ecco, non sono appunto mie, che sono per fare i regali. E qui robe non mie, che non sapevo neanche dell'esistenza. No, perché da quando sono tornata dal Canada non è che abbia aperto tutti quei cassetti per controllare. Io cerco di essere il più ordinata possibile, però ammetto che a volte è difficile. Infatti quando sono tornata dal Canada ci ho messo veramente tanto a mettere a posto la mia stanza. Comunque, qui c'è il mio letto a castello con sotto la scrivania, che secondo me è geniale per il semplice fatto che intanto la stanza è molto più grande col fatto che non ci sia il letto giù, e poi la cosa che mi piace è che non devo rifare il letto, cioè nel senso se tu entri in camera mia non è che la prima cosa che vedi è il letto che è disfatto, quindi è comodissimo il fatto di non doverlo rifare sempre, ma soltanto quando ho tempo. Qui di fianco a destra c'è una libreria, quindi se la messi va da qui. In questa libreria prima c'erano tantissimi libri, e libri vecchi tipo delle medie, delle elementari, cosa che poi ho messo a posto. Sopra alla mia libreria c'è questo orso mega galattico che mi avevano regalato un compleanno alle medie. Qui ho dei quaderni che sono vuoti, che posso quindi usare per le prossime materie l'anno prossimo. Poi ho anche dei fogli a buchi, a protocollo, che possono sempre essere utili, e vari libri che diciamo non hanno un tema generale però non volevo buttare. Poi qui ho due scatole con degli smalti e poi questa che è una calcolatrice con il rullo che io da piccola amavo perché mi piaceva fare gli scontrini e quindi usavo quella per fingere di essere una commessa. Poi qua sotto ho quelli sono importanti, tipo di materie che possono servire, con anche dei libri, per esempio fisica, matematica, latino del biennio, che magari possono essermi utili per rivedere delle regole ogni tanto se dovessi avere bisogno. E qui ho dei libri che sono tipo i miei libri preferiti, quindi ho Nina, la bambina della sesta luna. Non so se voi avete mai letto questi libri quando eravate piccoli, ma a me piacevano tantissimo, veramente tanto tanto. E poi la trilogia Fae Rock, che anche questa mi piaceva tantissimo. E poi vabbè, questa è Martina a Lilliput, che vabbè mi avevano regalato perché Martina, io mi chiamo Martina e l'ho tenuto. Poi qui ho questo coso con tutte cose diciamo da ufficio che possono essere utili, più i dadi, che è la roba che io perdo più spesso nei giochi in scatola. Questo che è la vita, è la vita. Questo è il rimuovi colla di Super Attack. Quante volte vi siete incollati le mani e non sapevate come fare? Ecco, quella è la roba geniale, utilissima. E poi, vabbè, lì ho anche questo qui, è un condiario che è vuoto, che dovrei usare. E poi il cubo di Rubik, che non so fare del tutto. E una matriosca, questa matriosca è bellissima. Ve la vorrei far vedere, dopo ve la apro e la faccio vedere. Poi, qua sotto invece ho un sacchetto vuoto, un cavalletto che è sempre utile per qualsiasi cosa. Poi dopo ho una box di Dior che mi avevano regalato con tipo dei profumi dentro. O forse delle creme. Ah no, ecco, qui c'è una crema con un profumo.
un fidget spinner passato assolutamente di moda ma che tengo, e questo che serve per la macchina fotografica per fare tipo lo scatto da lontano. E poi qui ho un portafoglio, quello che avevo in Canada, e delle cover di un iPhone vecchio tipo iPhone 5 che non c'ho più, e qua sotto un casino, diciamo, che ci sono borse, zaini, cose che servono, diciamo, per andare in giro. Il mio astuccio del liceo, che non mi sono portata in Canada, ma che è pieno di roba. E qui ho delle varie robe creative, perché quando ero piccola mi piacevano appunto le robe creative e ovviamente le tengo. Con qui questa box, che mi piace tantissimo tuttora, che vi apro, perché questa veramente va vista, che ha tutti i miei glitter. Cioè io qua dentro tengo tutti i glitter che ho. Anche se magari io i glitter non li uso più, i glitter rimarranno nella mia stanza, ma tanti, di tanti colori proprio. Non so se riuscite a vedere, verde acqua, verde, tutte le sfumature varie, quindi questo è veramente bellissimo. Nel frattempo ho anche aperto la matriosca per voi, è troppo carina, veramente è troppo bella. Poi è fatta nei minimi dettagli, anche le più piccoline, veramente bellissima. Questa me l'aveva portata un collega di mio papà che era stato a Mosca. E infine qua sotto ho una scatola di plastica con tutte le cose creative che uso, diciamo, di più, che non uso in realtà. Cioè tipo, no, questa roba per fare i buchi a forma di farfalla. Poi qui ho delle punte per il taglierino, poi ho tutti i pennarelli. Poi ho questa che ho usato, che vi farò vedere dopo, dei coriandoli che penso abbia da quando ho 5 anni. Ma vi giuro, io non sono in grado di buttare la roba, nel senso che mi sento in colpa. Cioè certe cose dico sempre, vabbè, ma le posso usare, poi in realtà non le userò mai, però vabbè. Qui ho la mia cartelletta da disegno che usavo al liceo, e un trolley che è pieno di libri che devo vendere, perché appunto sono quelli delle medie, delle elementari, che non ho mai venduto. Poi ho questo sgabello che era prima fuori sul nostro balcone e adesso lo tengo qui perché mi serve per fare i video, dato che non mi piace usare questa sedia che appunto è nera dietro, quindi magari non lascio vedere lo sfondo, quindi uso lo sgabello e quel treppiedi che è altissimo tra l'altro. Poi qua c'è la scrivania appunto con la sedia, che è comodissima. Ho questo Mac, tutte le cartoline e calamite che mi sono state regalate oppure che ho comprato, che sono secondo me stracarine. Poi vabbè, mi piace molto il fatto che questa cosa sia appunto metallica e che sia magnetica, perché devo trovare un modo di mettere le calamite che avevamo sul frigo, perché ci siamo trasferiti e il frigo che abbiamo adesso è incassato, quindi non ha il posto per mettere le calamite, e quindi ho messe qua. E mi piacciono moltissimo perché danno un tocco di colore, se no sarebbe tipo tutto bianco, come vedete, cioè tutto bianco. Meno male che c'è quella striscia lì di colore. E poi questo è l'orario che io avevo in terza liceo. Il punto è che ho voluto tenerlo perché mi piace molto alla fine come è venuto fuori, no? E ci sta tipo nel background del video. Qui ho attaccato tutti i cosi dei Ferrero Rocher. Questa è bellissima, mi ricordo ancora quando l'ho comprata a Londra, che vabbè, si sta un po' rompendo, povero Big Bang. Questa viene da Mallorca, questa ragazzina qua dietro. Questa è da Madeira. Sotto ho quello che uso per editare, questo in realtà io non lo uso mai perché è molto vecchio e non era mio, però lo tengo qui in camera perché magari è comodo per vedere i film, ma in realtà nessuno lo usa e non ha senso venderlo. Poi dopo, vabbè, qui ho la mia luce, indispensabile per avere luce quando dalla finestra non arriva più, perché noi siamo al secondo piano, quindi dopo un po' non c'è più luce al pomeriggio. E tra l'altro si telecomanda con questo telecomando. E questo telecomando appunto è collegato a queste porte lì che vedete, che serve appunto per non dover usare gli interruttori. E poi qui vabbè ho un gatto molto carino, con la mia spazzola, lo specchio e qui dei portapenne. Infatti qui io uso tantissimo le penne quando sono alla scrivania, ho anche una lente di ingrandimento e un aprilettere, tantissime cose. E qui ho questo che è stupendo, ve lo faccio vedere, cioè con tutte le palline. Qui ho una casa di post-it con tra l'altro tre gomme e due temperini. I post-it sono una di quelle cose che ho sempre pensato sono inutili e ultimamente li uso tantissimo, perché infatti non so, mi scrivo le idee per i video quando mi vengono in mente, mi scrivo delle piccole cose che non lo so, non mi viene da scrivere sul telefono, è più comodo scriverle cartacee, no? Poi qua passiamo sopra a questo ripiano. Intanto qui un tempo ci appendevo tutte le cose qui e quindi mi è rimasta questa bambolina.
e questo bracciale che serviva per aprire un diario. Mi ricordo che l'avevo appeso semplicemente perché avevo paura di perderlo e non poter aprire il diario, però poi non l'ho mai tolto e lo lascio lì. E qui vabbè, ho varie scatole, questo sacchettino con dei gioielli che teoricamente tengo qua sotto, però quando devo pulire è comodo tenerli lì. Poi ho questa candela che non ho mai aperto ma che è buonissima, la Tartan, che è troppo buona, cioè sa veramente di torta. Poi questo che è un portatelefono, mi ricordo che me l'aveva dato mio papà ma non lo uso praticamente mai. Ho questo scrunchies che anche lì ce l'ho qui perché l'ho usato una volta quando ho perso il mio elastico, però in realtà non uso spesso. Qui ho delle maschere canadesi, di quelle che mi aveva dato la mia mom in aereo che non avevo usato, che servono sempre di scorta quando lavo la mia, quindi per esempio se lavo la mia e devo uscire uso queste. Poi ho questo affare che è tipo, com'è che si chiama? Uno squishy, ecco. Penso sia l'unico che io abbia ed è... Ecco appunto. È l'unico che io abbia ed è fantastico. È un sacco soddisfacente da usare, ma non lo uso anche lui mai. Semplicemente quando la gente in realtà, quando viene a casa mia lo usa, ma io non lo uso. Poi ho due libri, degli evidenziatori, delle cose per il treppiedi e la macchina fotografica. Poi qui di fianco ho il mio raccoglitore con delle cose di calculus, business, comunque cose canadesi, e qui ho il portachiavi francesi che ho spostato e il mio astuccio. Poi questa è una scatola che è bellissima con tutti i fiori, in cui ho messo sempre robe diciamo da ufficio che però uso, tipo questo quaderno che ho comprato di recente da Tiger, molto bello. La cosa che mi piace dei quaderni di Tiger è che cioè si aprono bene ed è comodo scriverci, quindi veramente mi piacciono molto. Poi vabbè, è giallo, è il mio colore preferito. E poi ci sono dei post-it qui con anche tante altre robe, tipo scotch e penne varie. E c'è un cestino, semplicissimo cestino. E qui è un addobbo natalizio che anche lì ho attaccato a caso. Qui di fianco ho un'altra sedia per in genere gli ospiti, cioè se viene una mia amica a studiare, se viene qualcuno, oppure se non c'è nessuno lo uso per metterci sopra la roba. In genere ci lascio sempre una felpa perché tipo per uscire, cose così, il porta computer, il porta macchina fotografica e vari gadget. Stando da questo lato c'è il mitico divano rosso, nel senso che è un divano letto con un copriletto che ho messo appunto rosso, se no sarebbe bianco. E l'ho messo appunto rosso perché stava bene con le linee del pavimento, poi perché non potevo avere tutto bianco. Poi c'è la luce rossa. Qui di fianco ho sempre una scatola con dei libri che devo vendere e poi una valigia che devo partire, quindi ce l'ho lì. Di fianco al divano ho questo meraviglioso interruttore che accende le lucine che ho di recente messo tutto qua in alto. Prima erano in una disposizione diversa, ma poi l'ho cambiata per farlo appunto così che contornasse diciamo il muro, e mi piace veramente tantissimo come è venuto. Poi qui ho un termosifone e qui ho la finestra con il davanzale. Qui ho una maschera che avevo usato per Halloween in Canada sempre. E poi una mascherina per dormire che avevo comprato perché mi ricordo che nella mia seconda famiglia non hanno le persiane che dici tiri giù per dormire completamente al buio, non ce le hanno e le tende comunque non bastano, no? Quindi io non riuscivo mai a dormire, mi svegliavo sempre alle 6 anche di sabato, quindi mi sono comprata una mascherina che tra l'altro mi dà un sacco fastidio, penso di aver messo due volte. Poi qui ho questa lampadina che ho preso da Tiger, multicolor. Anche questa penso non la possiate vedere, ma mi metto una clip al buio. E qui ho le altre due interruttori di cui vi parlavo prima per poter controllare col telecomandino. Volevo mettere questi per le lucine, ma non sono compatibili, devo far cambiare la presa. E qui c'è una porta che chissà cosa porta. Taran!
Ok, allora intanto metti tu il lavandino. Tengo tutte le mie scarpe ed è diciamo una cabina armadio. Una cabina armadio che prima era un bagno, c'era la doccia e il lavandino. Io ho cambiato il lavandino, l'ho fatto diventare più piccolo perché non volevo in realtà avere un lavandino. Anche se in realtà poi dopo si è reso molto utile. E qui ci sono degli appendini che in genere sono pieni di roba, tipo con sempre delle felpe, cose così, ma per ora non ho in giro, grazie al cielo. E poi qua ci sono tantissimi ripiani con uno specchio. Beh, è proprio alta alta, come vedete. Partiamo da qui. Intanto qua sotto, vabbè, ho detto che ho tutte le scarpe. Non sono le scarpe che uso tutti i giorni, cioè in genere le tengo di là perché è scomodo fare avanti in re. E poi ho i maglioni qua sotto. Qua poi ho tutti i miei pantaloni, quindi i pantaloni blu, i pantaloni vari, quindi per esempio che non sono jeans, non sono leggings, per esempio questi con, non so se vedete, i brillantini, no, non si vede forse, e poi questi che sono argentati. Qui ho i leggings, i pantaloni estivi e i pantaloni corti e le gonne. Qua sopra invece ho tutte le magliette. Teoricamente l'ordinamento è magliette pesanti, magliette medie diciamo e top e cose estive. Poi in realtà volevo dividerle per colore, tipo mettere quelle chiare e quelle scure, però in realtà non c'è molta differenza alla fine. Poi qui tengo due magliette che uso per dormire in genere e una cintura blu. Poi qua sopra ho le cose appese, vorrei avere moltissimi più appendini per appendere più roba, tipo alcuni maglioni e felpe che ho piegato sotto, perché è molto più comodo intanto averli qui, poi soprattutto per non stropicciarli, quindi vabbè, devo capire un attimo anche lì. Comunque ho tutte le felpe e camicie, quelle che non posso appunto piegare, e vestiti. Qui c'è una scatola che vi faccio vedere, con degli occhialini, un orologio, e poi ho varie cose del tipo che qui ho varie creme per il corpo, una crema capelli, una crema per le mani, poi l'olio di ricino, un'altra crema capelli, poi dopo una crema idratante, il Vicks Vaporub, quello che tra l'altro mi sono portata in Canada, che è utilissimo quando si sta male, poi cose per le unghie, ciglia finte, robe per capelli. Tra l'altro abbiamo provato io e mia mamma le ciglia finte magnetiche, ma sono state un fail epocale, e cose varie. Te le tengo qua perché non le uso tanto in bagno, e se le uso le uso prima di andare a dormire, quindi le creme per le mani, per i capelli, cose così. E poi le altre sono cose che non uso spesso appunto. Però lavandino ci sono invece tanti tanti ripiani con uno specchio. Ciao! E questo specchio, vabbè, è comodo perché ingrandisce molto gli spazi, quindi mi piacciono molto gli specchi. Però ha le mensole in mezzo, quindi in realtà non lo uso proprio per specchiarmi. In genere mi specchio di là, che abbiamo delle ampie specchio. Comunque, andando qui nel dettaglio, ho dell'alcol. Non so perché lo tenga qui, ma nel dubbio lo tengo qui per disinfettarsi. Il telecomando per l'aria condizionata, fondamentale, perché se lo perdo veramente qui a Milano non vivi. Poi qui ho una pochettina con vari gioiellini. E qui di lato ho un salvadanaio, sempre delle scatole con gioielli e idem. Poi qui sopra ho questo regalo che mi ha fatto una mia amica, che è un libricino glitterato, delle lettere, gioiellini. Come potete notare, qui ho messo questa banda di glitter, mi piacevano. E tra l'altro con la tempera che vi ho fatto vedere prima, io ho colorato tutti questi lati delle mensole, anche qui e anche qui, perché originariamente è così, che non mi piace, ma sono diventata pigra e non ho finito queste ultime due. Probabilmente quando troverò del tempo lo farò. Qui di fianco ho questa piastra a pettine, comodissima, una scatola con delle varie cose e dei tatuaggi per le mani mai usati. E poi qui ho tantissimi peluche, che sono tutti peluche che io non voglio buttare perché in qualche modo hanno un significato e quindi non butto. E poi dopo qui invece c'è questo portatrucchi, che in genere sono regali, palette, correttori, cose così, che sono molto carini e che comunque tengo qui perché sono più comodi. Anche tipo delle spugnette extra e dei correttori, cose del genere. Qui ho delle cose varie, tipo del Lego, delle scatole, altri peluche. E qua sopra invece ho dei pigiami e sopra ho delle scatole tipo di giochi di società. Infatti vedete il Cluedo. Comunque, se ve lo state chiedendo, io i miei trucchi li tengo in bagno, anche la skincare, perché mi trovo molto meglio, per il semplice fatto che qui, col fatto che la luce sia qui e la luce artificiale sia gialla,
non è proprio comodissimo truccarsi. Quindi questa è la mia stanza, spero che vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, perché mi fa sempre piacere sapere dei vostri responsi. A me onestamente piace un sacco com'è adesso, diciamo che è cambiata molto negli anni, però l'ho ordinata bene, quindi sono contenta di come sia ora. Quindi niente, ci vediamo in un prossimo video, ciao!